Salve a tutti, allora oggi sto parlando senza occhiali da vista, perché non uso gli occhiali da vista, ma uso gli occhiali per leggere, però senza gli occhiali già ci vedo abbastanza bene. Comunque, approfitto di questo messaggio, video messaggio, perché, e neanche farla apposta, questi giorni su YouTube ho visto dei video su quanto riguarda i flash, che sarebbe un nuovo modo di stare insieme, qualcuno li ha definite le discoteche all'aperto, invece secondo me è un nuovo modo per potersi riunire e cantare, ballare e in quei 6 minuti, 7 minuti, diciamo anche 10 minuti, può mettere anche un misto, un cocktail, un mixer di vari tipi di generi di musica, ognuno la sceglie, diciamo, a propria scelta, ok? E diciamo che sto vedendo che è molto a Cagliari, no? Parigi, Amsterdam, in tutte le parti del mondo sta andando nelle grandi città. Però non la vedo a Tempio l'ho vista, ma ne ho visto 2 o 3, però mi dispiace dirlo, ma a Tempio andate troppo sul perbenismo, sul classico, non mi toccate che mi sporcate, e poi ci sono 4 gatti. No, non è organizzato bene, perché il flash mob è nato proprio per riunire tante persone, ma tantissime persone, 100, 200, 300, 400, anche 1000, anche 2000, ed esce proprio e organizzarsi bene prima per poi incontrarsi lì all'improvviso e creare una bella ma bellissima coreografia, sapere già cosa si deve fare, cosa non si deve fare, ma prima di riunirsi lì ci vuole una bella e grande organizzazione, visto che adesso ci sono i social, Telegram, TikTok, Twitter, Facebook, YouTube, ok? Telegram, non mi ricordo se l'ho già detto, e sarebbe un ballo rapido, cioè della durata, l'ho detto, 10 minuti massimo, e si può cogliere anche l'occasione di fare una manifestazione contro questo nuovo ordine mondiale, agenda 2020-2030, che è stata scritta tra il 2014 e il 2015. Quindi niente armi, niente cartelloni no green pass, niente di niente, massimo una scritta unica sola, incisiva, ok, mirata, perché non è tanto la quantità ma è la qualità del messaggio. Il nuovo ordine mondiale, no al nuovo ordine mondiale, ok? E poi ci penserò io, neanche se qualcuno cerca di copiarmela, tanto il video originale è il mio, quello integrale, quindi questo video annuncio già realtà e finzione, azione, ok? Poi ci sarà anche il surrender, che sarebbe il surrender, vuol dire la resa dei conti, lo scontrino, ok? Lo scontrino per tutti, io compreso. Quindi, il titolo di questa flash mob, tra virgolette, tra parentesi, Sardegna Maker, è realtà e finzione, no al nuovo ordine mondiale. Quindi io sto lanciando un messaggio anche a Tempio, Tempio, Calangianus, Luras, Ploaghe, ok? Nukis, Luras, tutti questi paesi limitrofi. Non me ne vogliate male voi di Tempio o non di Tempio, specialmente Tempio, perché? Perché vi state perdendo, anzi, a parte che siete già un po' mezzo persi, a Cagliari da 10 anni fa, anche più, da 13 anni stanno facendo queste cose, ma poi vorrei passare anche alle tribute, cioè commemorare, ok? Commemorare con dei canti e dei balli, dei musical, ok, perché i musical non sono nati in Italia ma sono nati negli Stati Uniti d'America, tipo saranno famosi, ok, quindi io sto lanciando questo messaggio, chi vuole aderire
per zona Tempio, Calangianus, Luras, Olbia, Sassari, tutti i paesi limitrofi della provincia di Sassari, Tempio soprattutto e Tempio compresa, mi contattino in privato su o canale YouTube, ok, canale Sardegna Maker, oppure su Facebook, Tempesta Perfetta, oppure qui su TikTok, sempre Tempesta Sardegna Maker, attivista. Quindi da lì non si scappa, ragazzi, spero che vada bene, perché se piacete potete anche essere chiamati da altre emittenti televisive, perché chi lo sa, potreste essere anche introdotti in qualche cortometraggio, lungometraggio. Io mi dedico alle foto e alle riprese, ok? Perché io sono un videomaker, io non sono un semplice fotografo, io dalla fotografia sono passato ai video, ok? Ma io vi sto parlando che ci ho impiegato più di 13 anni in queste cose qui, non sono diventato un videomaker con un telefonino. Questo è per fare capire a certa gente che fotografo e videomaker non è solamente tramite il nome o tramite aiuti politici o tramite raccomandazioni, ok? Perché le idee vengono dalla testa, non vengono comprando, dando dei soldi, ok? Non si pagano, ok? Allora, se vi è piaciuto questo video, mettete un like, anche se non sono un youtuber, mettete un like, mettete mi piace e condividete questo video. Forse adesso sto incominciando a sbloccarmi, proprio adesso che sto incominciando a terminare il video. Comunque, un abbraccio ragazzi, speriamo che questo modo, che questo flash mob continui ad andare. Tempio, state morendo, cercate di accettare i consigli delle persone che provengono da una città come Cagliari, il capoluogo della Sardegna, che forse qualche cosa da insegnare Cagliari ha a voi di Tempio.